tra gli eventi dell'estate anche la mostra del Fidardense Doc Massimiliano Orlandoni, che in 14 opere di quella che si può definire fotografia informale offre al visitatore la sua visione di mare nell'isola di Deri, un'isola che non esiste se non nell'immaginario dell'artista Massimiliano Orlandoni, al quale abbiamo chiesto il perché della scelta di questo titolo per la sua rassegna. Sì, il titolo è L'isola di Deri, è un'isola immaginaria che non esiste nella realtà e è servita più che altro per circoscrivere un po' l'ambiente in cui operare il lavoro, che è comunque un lavoro sul mare. L'isola perché riprende un po' l'epopea dei grandi navigatori, quindi lo stimolo comunque alla ricerca, che per loro era comunque ricerca di terre però ignote, e per noi è comunque l'ignoto che ritroviamo in noi stessi, per cui lo spirito della ricerca dell'equilibrio, lo spirito dell'anima che ci spinge un po' a ritrovare quello che perdiamo materialmente nella società. Lei è proprio di Castelfidardo, c'è un po' di emozione ad esporre in casa? Sì, sono di Castelfidardo e l'emozione sta nel fatto che normalmente esponendo fuori, specialmente all'estero, ritrovi un po' l'origine casalinga, di conseguenza anche lo spirito d'approccio nei confronti delle mostre, c'è già la curiosità e la spinta per la sorpresa, no? del vicino di casa praticamente. Perché il mare? Il mare perché con quell'orizzonte che a volte è così netto, e ho scoperto che a volte neanche esiste, ed è una linea che noi tutti ci ha sempre spinto a curiosare il perché, all'aldilà soprattutto. E nel caso mio, siccome vengo da una fotografia che è di ricerca, è diventata anche per me fonte di ricerca, ricerca che è poi sfociata in una tecnica così un po' curiosa, particolare, nei legni ritrovati nel mare stesso. E la fotografia che in origine diventa riproducibile, in questo lavoro diventa opera unica.